hanno compiuto 30 anni d'età. Nel trentesimo anno i corpi di Gesù erano pronti a ricevere lo Spirito Santo. Gesù e Cristo, anima e corpo, che si uniscono in un'entità sola, Gesù Cristo, hanno ricevuto attraverso il battesimo nel Giordano, la quale ricorrenza è oggi, 8 gennaio, lo Spirito Santo, nella fattispecie cristico. Cristo, essenza divina, nel corpo fisico, emotivo e mentale, essenza umana. Il 31 dicembre è morto, diciamo, è passato a miglior vita. Si è disincarnato, sono diventati il Papa, uno e uno solo, che è Benedetto XVI, lui che teneva il Munus Petrino, quindi lo Spirito Santo, perché la funzione del Papa è quella, fa delle cose per diventarlo, non è che si sveglia la mattina e diventa Papa, ci arriva attraverso un processo di purificazione interiore. Purifica, 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 si stacca sempre di più dall'ego, vi ricordate? Cioè l'ego è la personalità, il fisico, l'emotivo e il mentale. Io ogni tanto vi ricordo questi concetti anche se state al secondo anno, perché magari capisco che non sempre sono assimilati al 100%. Quindi purifica, purifica, purifica i suoi corpi inferiori, si distacca gradualmente dall'ego. E a quel punto lo Spirito Santo in lui può discendere completamente. Quando è che lo Spirito Santo in noi discende? Sempre, purché noi ce ne ricordiamo, almeno facciamo sforzo ogni tanto di invocare lo Spirito Santo. La funzione del Papa come figura in terra, figura materiale in terra, perché di figure immateriali ce ne sono tantissime, ma di figure visibili in terra non c'è solo il Papa come importante figura, ma è morto recentemente, quindi lo sto citando, ha proprio lui lo scopo di purificarsi al punto tale di poter mettere al servizio degli altri lo Spirito Santo al 100%. Ma ci lavora tutta parte che per diventare Papa ci lavori, sicuramente ci hai lavorato nelle vite precedenti, perché se no non diventi Papa in questa, proprio come, ma già in generale, come ruolo. Papa che ha un Munus Petrino, non un Papa posizionale, cioè un Papa che lo metto lì in funzione di un altro scopo. Parliamo del Papa, proprio del Papa vero, cioè colui il quale detiene lo Spirito Santo. Quindi colui il quale per vite e vite si è preparato per affrontare questa vita da Papa. Quindi non è che si è preparato solo da quando è nato, e questo è il minimo. Vuol dire che lui già aveva delle predisposizioni dalle vite precedenti. Vi ricordate quando io vi dico, se voi fate dei corsi di risveglio, se voi fate, c'è stato già qualcosa nelle vite precedenti, se no non stareste qui a dare la vostra energia, i vostri soldi a una tizia vestita di verde e giallo una volta, rosso un'altra, capite? Oh, beh. Quindi il Papa è la stessa cosa. Torniamo all'origine. Oggi è il battesimo di Gesù nel Giordano, oggi ricorre il pensiero, la ricorrenza, cioè la rimmedesimazione del battesimo di Gesù nel Giordano, che è un'iniziazione, terzo anno, è un'iniziazione, non vi sto di qui che sono iniziazioni perché siamo fuori secondo anno, prendetela adesso per buona. Il battesimo di Gesù nel Giordano, così come la nascita di Gesù Cristo, è un'iniziazione. L'iniziazione è un passaggio di coscienza, detta così, è un passaggio di coscienza. Voi mi direte, perfetto, tutto molto bello, oggi 8 gennaio ricorre il battesimo di Gesù Cristo nel Giordano. Ne ho ripetuto così tante volte che sono sicura non lo dimenticate più. Ma ogni 8 gennaio, che poi è poco dopo l'Epifania, perché l'Epifania è
la ricorrenza del bambino Gesù e l'8 è la ricorrenza del battesimo. Quindi sono date che servono durante l'anno per ricordare, ma soprattutto per rievocare quelle energie. Gli anniversari a cosa servono? A rievocare quelle esperienze, per riportarle nella materia nel momento in cui tu le ricordi. È molto importante, perché rievocare delle esperienze vi permette di anche finire di trasmutarle, di finire di trasformarle. Quindi pensate oggi quanto è importante. In realtà, quando ho, non sapevo se dirvelo o meno, sapete che io sono abbastanza riservata. Qualcuno dice troppo, qualcuno dice giusto. Io che dico non lo so, sono così, sono quella che sono. Oggi sono stata battezzata anche io, ma ho scoperto dopo che coincideva col battesimo di Gesù Cristo nel Giordano. Ovviamente queste cose accadono proprio così come ve le dico. Sono sicura che anche a voi queste cose accadono, cioè non necessariamente nel battesimo, queste coincidenze che poi scopri dopo. Quindi l'8 gennaio dell'89, a 40 giorni dalla mia nascita su questa terra, sono stata battezzata, quasi, quindi 34 anni fa. Qual è il significato del battesimo? Quello che vi ho spiegato prima. Il seme dello Spirito Santo che attraverso un rito magico-alchemico, tramandato di padre in padre, padre saggi, giusto? Di padre in padre, di testo in testo, di traduzione in traduzione, oggi viene esplicitato nelle forme che si convengono ad oggi, ma di fatto il rito originario è sempre lo stesso e le forme anche più o meno sono sempre le stesse, che è quelle che permettono l'apertura del chakra superiore, il famoso chakra della corona. Il battesimo è fondamentale perché potenzia il chakra della corona, questo qui che vedete qua sopra, che abbiamo tutti noi, per alcuni è il primo, per altri è il settimo chakra, dipende. Per me è il primo, per esempio, con la parola della via. E quindi il chakra della corona viene potenziato. Immaginate in un neonato appena incarnato che già si è stufato, magari, di sta qui dopo. Che voi, che viene tentato continuamente, perché vi ricordate che io vi ho spiegato quei chakra dei neonati fino a quasi 12 anni di vita. I primi 12 anni di vita di un bambino, di un neonato che poi diventa bambino, 12 anni è appena appena ragazzo, neanche ragazzo, no? È bambino ancora, direi. Ha tutta la chakra che si stanno formando, cioè tutti i corpi sottili stanno prendendo la dimensione e la misura della sua anima. Quindi, diciamo, detta semplicisticamente, più ci si abbandona allo spirito divino, a Dio, alla grazia, e meglio è, ecco, detta proprio in soldoni. A voi, entrando più nel tecnico, vi dico che nel battesimo, visto che oggi ricorre il battesimo di Gesù Cristo nel Giordano, avviene per opera dello Spirito Santo una sorta di inseminazione permanente, perché viene fatto un rito fatto apposta per il quale quell'anima gli viene dato un imprinting dello Spirito Santo. Cioè quell'anima sarà per sempre un'anima timbrata dallo Spirito Santo. Ora la domanda che si pone è questa. Credo che le vostre menti, oggi studieremo il corpo mentale, oggi tocca al corpo mentale, credo che le vostre menti, non so se la superiore o l'inferiore, la mente si divide in mentale superiore e mentale inferiore, quindi mente concreta e mente astratta, non so quale delle due si staranno domandando. Bene, visto che è piano
battezzati e tanta gente fa del male, sono sicura che è battezzata, com'è possibile? Questa è una domanda lecita, tra l'altro. Quando c'è l'imprinting dello Spirito Santo, così qualsiasi imprinting di tipo spirituale, cioè che proviene, vi ricordate, da Dio Padre, Spirito, Anima, Dio Padre, da cui proviene lo Spirito Divino, dal quale provengono le anime, lo schema. C'è l'imprinting, ma la personalità, corpo fisico, emotivo e mentale, finché avrà il sopravvento sull'anima, quell'imprinting non ti accorgi di averlo. Ce l'hai, ma tu non ne sei cosciente. Fino a che non ti risvegli, che è quello che state facendo voi qui, il percorso che ognuno di voi sta facendo, quando ti risvegli è l'anima la padrona di casa. Quindi cominci a percepire che tu non sei quei corpi, che non sei l'ego, quindi quello che credi di essere, ma sei un'anima. E quindi inizi a vivere, a pensare come anima. Ovviamente i corpi si ribellano perché sono stati abituati ad essere i padroni di casa, qui tendenzialmente succede la qualunque. Fino a che poi c'è una stabilizzazione dei corpi e poi la formazione di un nuovo corpo, di nuovi corpi. Vi ricordate che nel complesso è chiamato corpo di gloria. Comunque si formano nuovi corpi, come se voi metteste delle ruote nuove alla macchina. Va meglio la macchina. Infatti, se vi ricordate l'esempio della carrozza, un po' ci torna pure con la macchina, no? L'anima chi è? Il passeggero nella metafora della carrozza. Dal momento in cui voi riuscite a domare i cavalli, a gestire la carrozza grazie ai cavalli e a dirgli al cocchiere dove deve andare, voi che state al passeggero finalmente siete i padroni di dove cavolo dovete andare. Senza che sta carrozza va dove vuole senza il vostro permesso, o addirittura voi gli dite gira a destra e quella va a sinistra, che penso che è capitato a tutti. Cioè, come mai io voglio un uomo che mi ama e attraggo sempre uomini che non mi amano? Che è il classico esempio, cioè io dico va a destra e la va a sinistra, perché la mia parte inconscia e la parte conscia sono ancora separati. Quindi io inconsciamente continuo a attrarre persone che non mi amano, consciamente dico che voglio quelli che mi amano. Ma inconsciamente no, inconsciamente io non voglio uomini che mi amano. Siccome io attraggo ciò che sono, e ciò che sono nella mia parte inconscia, io continuo a attrarre quelli che non mi amano. Faccio emergere la mia parte inconscia come? Con l'anima, cioè il passeggero della carrozza. Quando il passeggero della carrozza, esempio che vi ho spiegato nel primo anno, diventa pienamente cosciente di sé, quindi la sua incoscienza la fa emergere tutta in coscienza, in coscienza emerge in coscienza gradualmente, e allora comincia a trarre ciò che è. E ciò che è coincide, non è più qui conscio e qui inconscio, l'inconscio comincia a risalire e tutto diventa più uguale. Ciò che sento e ciò che penso è ciò che vivo, diventa tutto uguale. Non sto più un livello sotto e un livello sopra. Io e il mondo. Come sapete, poi queste cose vanno sperimentate. Gli esercizi di risveglio servono per questo, sperimentare quello che poi a parole, a teoria vediamo qui. Quindi, coloro i quali hanno il seme dello Spirito Santo permanente. In latino, vediamo se riesco a dirvelo pure in latino, che in teoria non sono ogni materia di studio, ma a forza di leggere qualcosa mi dovrebbe essere rimasto nel mio mentale inferiore. Imprimatur, si dovrebbe dire in latino, imprimatur. Cioè, la dico è bello perché ha le radici come il nostro italiano, perché ha
dalle radici capisci dove vuole arrivare lo scopo della parola. Il primato dà proprio un senso di, che noi in italiano diremmo, per sempre. Quindi un sigillo, ecco, bellissimo, il sigillo, si usa poi in magia e in alchimia, il sigillo. Cioè l'anima è sigillata per sempre nel seme dello Spirito Santo. Non so voi, ma io. Mi piace tanto questa cosa. Perché il bambino neonato viene protetto dalle tentazioni, viene protetto dagli spiriti malvagi, viene protetto da entità che possono, attraverso i suoi chakra ancora poco formati e delicati, entrare, uscire, eccetera, eccetera, no? Che la ricompensi, i famosi sogni dei neonati, sogni, spesso i neonati di notte improvvisamente si svegliano e piangono, non è per la fame, ma è per i disturbi, perché avendo un corpo eterico, vi ricordate, un corpo eterico, e quindi dei chakra ancora non formati, poco formati, parzialmente formati e fragili, ma non potenti, e quindi ecco che spuntano le Madonne, e spuntano i santi messi dappertutto attorno al bambino, la Madonnina, la Trinità, avete mai fatto caso? Dietro la testa del bambino, nella carrozzina o nel lettino, perché proprio nella testa e non nei piedi l'immagine della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, o della Sacra Famiglia, o della Madonna? Perché non ai piedi, non qui, non qui, ma qui? Perché lì c'è il chakra della corona. Lì è l'inizio e la fine di tutto. Noi con la corona siamo collegati allo spirito divino, con i piedi siamo collegati allo spirito terreno. Spirito divino, spirito terreno. Quindi io qui devo andare a proteggere. In realtà poi dopo scopriremo che entra pure da sotto, questo lo scopri dopo, se è meglio. Quindi sopra. Entra un po' dappertutto, però principalmente da sopra e da sotto entrano le energie di qualunque genere, in generale. Ora arrivo, Marina, sì. Quindi il bambino va protetto, il battesimo è una potentissima forma di protezione. Il battesimo si può fare sempre, ad ogni età. Sempre lì pronto lo Spirito Santo, no? Divino, sempre lì pronto a bagnare, perché è un vero e proprio bagno nella luce divina. Dopo che si riceve un sacramento, che se si chiama sacramento, un motivo ci sarà, cioè una memoria sacra, memoria sacra, sacramento, parate, no? A entrare nelle parole, sacramento, memoria sacra. Non puoi essere più la stessa anima, sarai comunque un'anima in un modo o nell'altro consacrata a Dio Padre. Quando te ne accorgi? Quando è il momento giusto. È ovvio che c'è chi è battezzato e fa del male, mi pare proprio scontato questo, ma mi pare scontato perché nell'equilibrio della vita è così. Ma sappiate che lì c'è un seme che presto o tardi dovrà sbocciare. Certo, non c'è dato sapere come e quando, ma presto o tardi dovrà sbocciare. Dove c'è l'entità di uno spirito divino, non può esserci altra strada. Poi, che per arrivare a far sbocciare questo spirito in me, passo per rapine o quant'altro, passo per brutte cose della vita, faccio del male agli altri, questo è il mio problema karmico. Ma sicuramente io, al di là di com'è la strada, se ho lo spirito divino impresso dentro di me, lo Spirito Santo, io a quello scopo ci arriverò, a far fiorire quello Spirito Santo che mi è stato impresso col battesimo, che vi ripeto può essere a livello di corpo fisico effettuato in qualunque momento della vita. E il battesimo è un prima e un dopo. Cioè il battesimo in particolar modo è un prima e un dopo. Poi comunque li ho spiegati anche nel mio canale YouTube i vari sacramenti in dettaglio, quindi se poi ve li potete andare a vedere ci stanno tutti e sette i sacramenti e il significato esoterico di tutti e sette i sacramenti.
Però oggi è una giornata così importante, siamo a fare un corso il giorno del...